Adesso prima di chiudere andiamo a rivedere questa volta per intero il servizio di Gemma Giovannelli dedicato alla memoria di Guido Carli. Ad aprire la cerimonia Mr. Rain con il brano Supereroi, come quei tanti italiani che attraverso i loro talenti e la loro arte fanno brillare l'Italia a livello internazionale. Il nostro omaggio ai talenti e alle arti con cui primeggiamo nel mondo è il simbolo della fiducia che nutriamo nelle forze vitali del paese. La scintilla che Carli ha sempre tenuto accesa. Il ricordo e l'eredità dello statista Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia ed ex ministro del Tesoro, scomparso 30 anni fa, sono stati celebrati al Teatro dell'Opera di Roma attraverso la 14ª edizione del premio che porta il suo nome. La lungimiranza, il pragmatismo, l'equilibrio furono la cifra di questo grandissimo italiano, questo grande europeo, uno statista e un servitore dello Stato dotato di fermezza, coscienza e visione. Non solo economia, al centro della cerimonia, sport, cinema e musica. E quindi dall'attore romano Pierfrancesco Favino al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, dal capo della polizia Lamberto Giannini, anch'egli romano, alla campionessa di sci Sofia Goggia. Sono 15 premiati con le loro storie, 15 talenti che danno lustro all'Italia. Siamo partiti in provincia di Treviso con 5 persone, oggi siamo in 30.000, la più grande azienda italiana, operiamo in 100 paesi al mondo. Una festa dell'eccellenza e del merito. Ai vincitori è stata donata una medaglia prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato riportante l'immagine di Guido Carli.